Il filosofo Nietzsche, nei suoi frammenti postumi, scrisse che è urgente riscoprire in sé il Sud e tendere sopra di sé un chiaro, splendido, misterioso cielo del Sud, riconquistare la salute meridionale e la riposta potenza dell'anima, diventare gradualmente più vasti, più sovraeuropei, più orientali, infine più greci. Che nel Sud, ovvero in un mondo e in una cultura capaci di stregare come pochi altri, si respiri ovunque grecità, non fa certamente notizia. In Puglia, però, tale radicato e profondo spirito greco assume, rispetto ad altre zone della Magna Grecia, una quantità ancora più straordinaria di sfumature, molte delle quali riconducibili ad un'unica poderosa figura, Dioniso, dio del vino, dell'entusiasmo e dell'ebbrezza vitale. Cesare, siamo nella tua terra, siamo nell'antica Enotria, terra che significa appunto terra del vino, una terra che è feconda, meravigliosa, in cui la grecità permea ogni singola parte, e permea anche il linguaggio, si parla greco anche nel linguaggio quotidiano, anche nei termini che gli stessi contadini usavano. Per esempio, per dire vino si diceva krasi, che in greco significa mescolanza. Infatti praticavano una mescolanza tra acqua e vino, una pratica che attualmente fa inorridire i sommelier, ma che aveva delle ragioni, perché naturalmente il vino aveva un titolo alcolometrico piuttosto significativo e quindi rendeva necessario questa mescolanza. Ma il tema della mescolanza, tra l'altro, attraversa questa terra anche da altri punti di vista. La mescolanza, Arianna, rimane perché nel tempo il cielo, la terra, questa terra rossa, questi ulivi che ci circondano, quindi la mano sapiente dell'uomo, grazie al fatto proprio di questi vitigni particolari che risentono il respiro della ventata greca, in questa zona si è adattato un vitigno che si chiama Susumariello, che è di origine dalmata. Quindi Susumariello da Soma, somaro, un vitigno produttivo, così rognosetto quantitativo. Negli anni 50 veniva usato in modo particolare per tingere i vini. Molte aziende producono questo vino e soprattutto in questa zona, questa è la zona nella parte adriatica appunto della Valle d'Itria, e i trulli qui ne stanno a dimostrare la testimonianza. Questo Susumariello da Soma, somaro, nel tempo era stato un po' abbandonato proprio perché si è passati da vitigni quantitativi, lui generoso, solo che un po' pigro. Quindi dopo i primi 10-15 anni di grande produzione da Soma, da somaro, lui comincia a essere un po' meno produttivo. Quindi nell'epoca della quantità questo fattore l'ha portato sia ad essere un po' abbandonato. Certo. Negli ultimi anni si è passati verso la qualità e quindi grande riscoperta. Interessante questo cambiamento, perché proprio si può applicare qui pienamente il nostro modello filosofico, il nostro paradigma che abbiamo chiamato approccio multifocale o multifocal approach. E quindi questo significa che rispetto a questo prodotto, rispetto a questi vitigni, insomma, ci si è cominciato a credere di più. Arianna, per fortuna della viticoltura e dell'enologia pugliese, al nord sono partite sempre meno cisterne e sempre più etichette.
Quindi grazie anche all'occhio lungimirante dei grossi imprenditori hanno letto il territorio, hanno visto masserie, terreni fertili, la viticoltura era ancora un po' da domesticare, quindi loro hanno fatto innovazione, tecnologia, investimenti e quindi negli ultimi 20-30 anni la Puglia è cambiata tantissimo, la vediamo con il turismo, ma la vediamo in enogastronomia e la vediamo nei nostri bicchieri, anzi nei nostri cocci, nei nostri cocci. Il nostro gallo che ci rappresenta. Quindi dicevo, è cambiata tantissimo, e, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Poi è chiaro che l'investimento sì, la natura sì, ma la mano coniugata con una sapiente mano dell'uomo. E quindi grazie al fatto che il sole ce l'abbiamo, il vento lo senti, ogni tanto la folata ci aiuta e ci asciuga. Sì. E quindi nel bicchiere sono arrivati tranquillamente questi nettari. È stato un passaggio quasi naturale. Il Salento, qui siamo nell'Alto Salento, quindi zona Susumariello. Uh-huh. Il Salento da qui in giù rappresenta un po' anche il qualcosa di greco, quindi c'è il negro amaro, niru, maru, proprio da nero, tinto, sì, sì. E anche amaro perché un po' di anni fa era vinificato un po' più a essere stressato, quindi magari qualche parte amara la cedeva nel bicchiere. Invece appunto con le nuove tecnologie il vino è di una morbidezza assoluta, profumi fascinosi, anzi ti dirò, sì, ti dirò, perché ti no? Dirò. In questo caso siamo a Susumariello, quindi bello tinto, colorato. Grazie. Che ne rappresenta proprio la sua trama. Lo assaggiamo? Sì, facciamo un brindisi. Guarda che colore. Vedi, è vicino all'humus terra. Sì, questo colore è proprio sanguigno, colorato, carico. Il naso è esplosivo. Se ci mettiamo il naso, è proprio quell'humus, sì, sì. Quel calore nel bicchiere. E poi anche la bocca è rotonda. Adesso lo assaggiamo anche in bocca. È una carezza salentina. Allora, se voi suonate il ritmo tradizionale, per favore, suonatelo un attimo. 1, 2, 3, 4. Questo ritmo è incredibilmente complesso. Sembra facile, però se dà soddisfazione interna è perché ci sono dei segreti, e i segreti sono proprio la dualità dionisiaca, cioè sono due ritmi che si muovono insieme. Vorrei far sentire solo il pari, ecco qua, questo ritmo qui è dentro quello complesso, questo qui è l'altro, quello ternario, quindi il binario e il ternario convivono. Se ci siamo sentiti insieme. È l'unione del 2 e del 3, che è un'unione pitagorica, no? Perché sono i pitagorici quelli che chiariscono proprio questa cosa, no? Come dice Aristotele nella Metafisica. Allora, il pari e il dispari sono gli opposti complementari che convivono nell'unità. Che tu vi si fenestra sua gabbia,
queste piante, questa terra regalano emozioni, ma anche molte sensazioni. Senti questo venticello che ci accarezza la pelle, senti le cicale che esprimono col loro canto proprio la tipica estate mediterranea. E mi viene in mente un bellissimo dialogo di Platone, il Fedro, in cui viene proprio ambientato appunto fuori dalle mura di Atene, in un locus amenus come questo, in cui si parla proprio del canto delle cicale. E quindi siamo proprio immersi davvero in un territorio greco in ogni sua dimensione, in ogni suo aspetto. Che meraviglia questi olivi, così fortemente radicati in questa terra rossa del Salento. Dei veri e propri monumenti della natura, delle forme viventi, delle sculture che raccontano storie e raccontano centinaia, migliaia di anni di storia. Sono custodi del tempo, vedono scorrere generazioni, quindi hanno visto tanta gente del Salento passare sotto di loro, lavorare duramente nei campi, e il succo prezioso dei loro frutti regala salute ed emozione a tavola. Ma questa, per esempio, che varietà di oliva è? Questa è uno Jarola Salentina, che è la varietà più diffusa nel Salento e più diffusa in questa terra. Catone la chiamava l'olea salentina, è accompagnata dalla cellina di Nardò, che è presente in questo territorio, e sono Jarola Salentina e cellina di Nardò le due varietà che di più lo caratterizzano. Sono piante monumentali e il frutto è molto molto piccolo, diventa completamente nero a maturazione, ricco d'olio nello Jarola Salentina, e le sensazioni che l'olio regala sono assolutamente particolari e uniche. Questi oli hanno un sentore molto caratteristico di frutti di bosco, quindi mora, lampone, fragola, accompagnati da toni erbacei e da erbe aromatiche. Lo Jarola Salentina in particolare è anche molto amaro come olio, amaro e piccante, perché è legato a un elevato contenuto in polifenoli. E qui entra l'aspetto salutistico, quindi un olio dal Salento che fa bene alla salute proprio perché è molto ricco di antiossidanti, quindi di sostanze che proteggono l'olio dall'ossidazione, ma proteggono anche noi, quindi le cellule dell'organismo umano dall'ossidazione. Poi c'è la compresenza, ugualmente la coabitazione, possiamo dire, del momento dei bassi, quindi il basso, il tamburello dà il basso, la pelle dà il basso, con i sonagli che sono invece gli acuti. Quindi è un'altra compresenza di opposti, bassi e acuti. E allora facciamoglielo sentire ancora, via questa compresenza. Lo strumento. Il sole e la luna sono dentro il tamburello salentino. Insieme. Senti Barbara, ma quest'olio meraviglioso, che cosa lo possiamo abbinare a dei piatti del territorio, suppongo? Sì, l'olio di Jarola Salentina sarebbe perfetto su una purea di fave con cicoria. Quelle note erbacee vanno ad accompagnare le note verdi della cicoria. L'amaro dell'olio compensa la tendenza dolce delle fave. E quei profumi di frutti di bosco, di carciofo, si vanno ad enfatizzare soprattutto quando il piatto è caldo. E non solo olio possiamo abbinare con i prodotti del territorio, anche le olive di Cellina di Nardò in particolare, nonostante i frutti siano così piccoli, già nell'antichità venivano utilizzate per mensa, quindi venivano deamarizzate con il sale, schiacciate senza infrangerne l'osso, dice Catone, e venivano aromatizzate col finocchio selvatico, con l'anice, deposte in alcuni vasi sotto olio. E ancora oggi queste olive di Cellina deamarizzate vengono utilizzate per fare la puccia, quindi quel tipico pane salentino. Il problema è che non tolgono l'osso dalle olive, quindi occhio ai denti. Sì, comunque davvero queste piante esprimono una poesia, anche una filosofia e un amore. Sì, le stavo guardando, ci sono queste radici che le ancorano, le radicano a terra, ma questi rami che le protendono verso l'alto in un abbraccio ideale. Stavo pensando che nella produzione, nella cura di queste piante c'è molto amore. E chi le produce, chi se ne occupa, è un po' un folle, un visionario e anche un poeta, perché come scritto in una bellissima poesia di Donato di Poce, anche gli alberi a primavera scrivono poesie e gli stupidi pensano che siano dei fiori. No, non mettiamo la pena, non stiamo. Questo è quanto
serve per stringere però la pesta. Adesso sono ancora qua in funzione, mettiamo un grasso. Una volta piena, là, diciamo una volta piena, con tre persone di là ce la fanno, di là, mentre da questa parte non ce la fanno, basta solo una persona. Ora se ci mettiamo di là tre persone ce la facciamo, mentre da questa parte solo con uno con questa azione si abbassa la pressa. So, e questo serve per ammortizzare le due persone, basta uno. Certo, l'olio è fonte di benessere nel senso di salute, i polifenoli, quindi le varietà di olio, di oliva, abbiamo visto che sono importanti, però fonte di benessere anche nel senso di benessere economico, perché appunto pensiamo che sin dall'antichità ovviamente chi aveva dei frantoi si arricchiva di questa attività. C'è una storia molto, molto simpatica raccontata da Aristotele nella Politica che parla di Talete, che è il primo filosofo, e i filosofi notoriamente sono considerati, insomma sono poveri, non vivono di filosofia, ma lui ha voluto dimostrare che in realtà i filosofi se vogliono possono arricchirsi. E come si è arricchito? Beh, lui aveva previsto, in base appunto a dei calcoli che aveva fatto, che ci sarebbe stato un grande raccolto di olive, e così ha affittato tutti i frantoi della zona e si è arricchito moltissimo, mostrando appunto innanzitutto che volendo il filosofo può essere ricco, ma la ricchezza non è la sua priorità, ma per quello che interessa a noi, per la nostra riflessione sull'olio, questo dimostra quanto l'olio sia fonte di benessere anche non solo nei termini di salute, ma anche nel senso di ricchezza economica. E questo ovviamente vale dall'antichità, ma vale anche oggi. Ecco perché le menadi e anche le tarantate si avvicinavano la testa al tamburello per possedere il suono, e le menadi molto spesso guardavano anche direttamente il tamburello. Ecco, lo guardavano perché dentro al tamburello c'era Dioniso, addirittura sulla pelle a volte era rappresentato una specie di occhio o sole, e in questo modo si faceva l'oronno oronta, cioè il guardare ed essere riguardati, in modo da ottenere la reciprocità del Dio, sempre la dualità. Un'intelligenza mostruosa è quella del mondo dionisiaco,
il mondo antico che abbiamo perduto e che invece dobbiamo recuperare, che io ho chiamato pensiero armonico. Sì, Arianna, le olive e l'olio erano una fonte di sostentamento per la gente di questa terra già da tempi antichi. Plinio, Catone, Columella parlavano dell'olio salentino già dai tempi dell'Impero Romano. E l'olio era una fonte di sostentamento importante per molte famiglie. Qui ci troviamo in un frantoio ipogeo, un bellissimo esempio di frantoio ipogeo, il Trappito. Frantoi che venivano scavati nelle grotte di tufo, e che erano abbastanza grandi da ospitare 3-4 torchi, due animali, erano gli asini che facevano girare le molasse, le macine che schiacciavano le olive, c'erano i trappitari, quindi i frantoiani, e per mesi e mesi, si parla di 5-6 mesi, uomini e animali convivevano in questo ambiente lontano dalla luce del giorno per lavorare duramente e produrre quel prezioso succo delle olive. E si racconta che la cosa più difficile era far scendere l'asino all'interno di queste grotte sotterranee, per cui l'asino veniva bendato per evitare giramenti di testa e veniva aiutato dai contadini a scendere a marcia indietro, quindi a ritroso, all'interno di questo ambiente dove sarebbe rimasto poi per mesi e mesi a lavorare duramente. Guarda che c'è Cesare che è pronto, se vuoi. La stagnazza adesso io ne certo ovvio. Li lascio così perché altrimenti si arruggini. Basta fare così e viene fuori l'olio dall'inizio a sentir notte meo laia su mi va per da prego ma po' pao fusito fusteo sin cardia fantese ma basto la ricorda Arianna, carissima, che piacere, immenso piacere vederti qui in questa terra, la terra di Dioniso, no? Guarda, incredibile, guarda la vite com'è rigogliosa, il succo della vite, il vino, c'è proprio una corrispondenza tra la terra, i suoi prodotti e la filosofia, il modo di pensare e la musica, la pizzica è la musica di Dioniso. Guarda, non ci sono dubbi, si può cominciare a vederla da tutti i lati, ma alla fine è la stessa musica che danzavano le menadi, che suonavano con il timpano, col doppio aulos. Non c'è molta differenza, è chiaro, sono passati 2500 anni, ma noi abbiamo proprio quello che tu hai sempre detto da filosofa, no? La terra del vino, la terra di Dioniso, la terra della condivisione, no? Perché poi Dioniso significa partecipazione, condivisione, stare insieme tutti quanti ed essere entusiasti della vita. La musica vuol dire questo, affermazione della vita, dir di sì alla vita. Il dir di sì è una parola che mi piace tantissimo, che abbiamo tutti quanti mutuato da Nietzsche, no? Però dir di sì è la verità profonda di un brindisi. Anche Dioniso fa il brindisi assieme a sua madre Semele, nella Coppa di Capua, ad esempio, no? Loro fanno tutti e due un brindisi incredibile, dicono di sì alla vita con tutti i suoi problemi, però, Non è che soltanto la vita gioiosa di una bella serata o di uno stare con gli amici, no, tutti i problemi. Il Dioniso della tragedia greca è il Dioniso dello sguardo completo sulla totalità. Lui vede il negativo e il positivo, e però li riafferma tutti e due. Perché il negativo da solo non può andare avanti, soltanto all'interno della diade positivo e negativo, del binomio positivo e negativo. Ma tu queste cose le sai benissimo, in un albero di vite,
A volte l'albero di vite, non in questo caso, ma si biforca in due parti, facendo una Y, l'albero di Dioniso naturalmente, l'albero della vita e l'albero della vite, e la dualità complementare che c'è anche nella musica, nella pizzica, nella terra, nel rapporto tra uomo e donna, nella totalità, insomma, no? Queste cose non sono dette nella filosofia classica, sono accennate a volte, allora bisogna ricongiungerle come un filo di Arianna. Sì, bisogna uscire dal labirinto. Allora, guarda, i miei studi, no, si sono tutti quanti, diciamo, concentrati sull'idea della rinascita. Perché i tarantati e le tarantate, di solito sono donne ma anche uomini, non fanno altro che inscenare la morte e poi al suono della pizzica di nuovo danzare e ballare. Allora si realizza proprio quello che stavamo dicendo prima, la compresenza del negativo e del positivo, della morte e della vita, del giorno e della notte, perché possa di nuovo rinascere la vita. Il dir di sì alla vita è un dir di sì pratico, quello delle tarantate, che parte dalla morte per di nuovo riaffermare la vita, un ritmo eterno. Perché se c'è questo ritmo, e questo è il nocciolo della faccenda, se c'è veramente un ritmo tra morte e vita, veramente un ritmo tra morte e vita, la morte non può avere nessuna affermazione definitiva. Non esiste. E quindi la rinascita dice tutte queste cose. Anche l'eros rituale, altro non vuole significare che il concepimento, la rinascita. Quindi che cosa fanno i tarantati e le tarantate? Fanno dei simboli erotici, ma per dire che poi dalla congiunzione degli opposti rinasce la vita. In tutti i modi, anche combattendo lo spirito negativo taranta, sempre si vuole riaffermare la vita. E questa musica è simbolica. Tutti i simboli di questa musica messi insieme vogliono determinare il dir di sì alla vita, la rinascita. Let's go.